Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'assessore allo sport Pina Tommaselli hanno ricevuto nella sala giunta di Palazzo San Giacomo la CESport Italia, squadra napoletana di pallanuoto neopromossa nel campionato nazionale maschile di Serie B. Entrambi hanno premiato con targhe e medaglie gli atleti. Mettiamo un'altra medaglia appunto sul medagliere della pallanuoto a Napoli, che è stata sempre molto seguita, e abbiamo un tempio che è appunto la piscina Scandone, quindi che ha dato ovviamente i natali dal punto di vista sportivo a personaggi poi importanti. Nella nostra città lo sport ormai è una realtà sempre più diffusa in tutti i quartieri, non è solo il calcio, che è un'eccellenza, ma appunto la pallanuoto, il nuoto, la scherma, box, tutti. Tant'è vero che aumentano le richieste di avere centri sportivi in cui praticare. Noi cerchiamo in un momento così difficile di aumentare gli spazi per poter praticare lo sport e soprattutto consentire alle persone che hanno maggiori difficoltà a poterlo fare, quindi in condizioni di parità. La società vomerese è intervenuta con il presidente Giuseppe Esposito, la dirigenza al completo e tutta la prima squadra neopromossa. Noi siamo fieri diciamo, di aver raggiunto quest'anno, dopo 5 anni, la Serie B, perché era un tabellino di marcia che avevamo programmato. Cercheremo di difenderci bene, cercando come prima cosa di trovare, di salvarci, diciamo, in modo tranquillo da quest'anno. E poi vedremo, insomma, se ci sarà la possibilità. Le ambizioni ci sono e vediamo un attimino se abbiamo la possibilità di portare avanti, diciamo, il nome di Napoli e la tradizione antica per la notizia della campagna.